Buongiorno ragazzi, come state? Spero tutto bene. Io oggi ho avuto questa malsana idea di fare i miei passi giornalieri all'aperto piuttosto che fare un attepirulano a fresco, ma allo stesso tempo ho pensato che magari potevo registrare qui il video. E di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di colui che è sovrano, quello che regna su tutto, ovviamente parlando di diete. Diciamo che parliamo di colui da cui tutte le diete dovrebbero partire, teoricamente. Sto parlando niente poco di meno che del nostro fabbisogno calorico giornaliero, o TDE. Praticamente in questo video appunto vedremo come calcolare le nostre calorie di mantenimento, cioè quelle calorie che semplicemente assumendo questo valore calorico rimaniamo nella condizione in cui ci troviamo, quindi appunto senza variare, quindi senza prendere peso o perderlo. E niente, quindi bada le ciance e partiamo con il video. No, no, fa troppo caldo, non si può fare il video qua, no, meglio farlo a casa fresco, cioè ci sarà minimo 40 gradi. Oh, adesso sì che già si respira. Perché è importante sapere quante calorie mangiamo e saper impostare i vari macronutrienti quando vogliamo ottenere un determinato fisico? La cosa, diciamo, principale a cui dobbiamo pensare è il fatto che fisiologicamente ogni giorno il nostro corpo, che è una grande biomacchina, consuma, diciamo, una determinata quantità di energia che esprimiamo sotto forma di calorie. Se noi attraverso l'alimentazione andiamo a fornirgli troppe calorie rispetto a quelle che lui brucia, come qualsiasi persona farebbe, semplicemente se le tiene da parte per un'evenienza futura. Quindi che cosa fa? Le va a immagazzinare sotto forma di grasso. Al contrario, se noi gli andiamo a fornire le stesse calorie che lui va a consumare, la nostra situazione non cambierà, quindi ci troveremo in una situazione di mantenimento. Altra situazione è il caso in cui noi andiamo a dare troppe poche. In questo caso si forma un deficit calorico tra le calorie che escono e quelle che entrano e quindi praticamente creiamo una situazione in cui andiamo a perdere del peso. Quindi a seconda del nostro obiettivo, sia quello di perdere peso o mettere su massa, il nostro punto di partenza è comunque sia sapere il nostro fabbisogno giornaliero, cioè sapere quante calorie ci occorrono per, diciamo, rimanere in questa situazione, che ci sia un bilancio tra le calorie in e le calorie out. Come ho ribadito nello scorso video, non esistono cibi magici o cibi da escludere quando abbiamo una perdita di peso, ma semplicemente dobbiamo trovarci in una situazione di deficit. Infatti spesso mi viene detto: io mangio pulitissimo però non riesco a dimagrire, perché semplicemente non starai in una situazione di deficit. Infatti se io gli vado a chiedere a quante calorie sta o come ha impostato i vari macronutrienti, my name is Jeff. Ricordate, il segreto per perdere peso è semplicemente trovarsi in un deficit calorico, impostare bene i vari macronutrienti e soprattutto ricordarsi che la perdita di peso, se vogliamo farla bene, non possiamo pretendere risultati subito, ma ci vorrà quindi una costanza, una precisione e una flessibilità per appunto portare la dieta avanti per molto tempo, e vedete che così otterrete sicuramente i risultati. Ok, però adesso entriamo nel vivo della questione di oggi. TDE, o fabbisogno giornaliero che dir si voglia. Che cos'è? L'acronimo tradotto in italiano sta per semplicemente la spesa energetica totale giornaliera, che in soldoni sarebbe semplicemente le calorie che bruciamo quotidianamente. Allora, questo TDE è dato dal risultato di tre parametri. Questi tre parametri sono il BMR, il NEAT e il TIF. Che cavolo stai dicendo, Willis? Analizziamoli per ordine di importanza, quindi partiamo dal primo, che occupa circa il 70% del fabbisogno calorico giornaliero. Questo qui è il BMR, che sarebbe il metabolismo basale. Tutte quelle funzioni che servono a noi per sopravvivere, quindi all'insieme delle reazioni biochimiche che avvengono, tutto quello che avviene per la sopravvivenza nostra in generale. Poi al secondo posto troviamo il TEF. Che cos'è il TEF? Sta per effetto termico del cibo. Non so se lo sapete, ma in generale ogni cibo non ha la stessa spesa in termini calorica per, diciamo, essere digerito e assimilare i vari micronutrienti e macronutrienti che ha. I tre macronutrienti principali sono appunto i carboidrati, le proteine e i grassi. In termini di spese caloriche, quello che, diciamo, richiede più quantità calorica per essere digerito e assimilato sono le proteine, mentre quelle che richiedono meno quantitativo di energia sono i grassi. I carboidrati stanno nel mezzo. Ciao amici, ora mangio.
Infine, con il 20%, l'ultimo parametro è il NEET, però non sarebbe corretto parlare solo di NEET perché in realtà l'ultimo parametro comprende sia il NEET che il TEA. Il NEET sarebbe la termogenesi delle attività al di fuori dell'allenamento, quindi tutto quello che è la nostra quotidianità, mentre il TEA è quello che va a misurare il dispendio calorico dato proprio dall'allenamento. Come potete ben immaginare, il TDE non è uguale per tutti, poiché è influenzato da diversi parametri, che sono appunto il peso, l'altezza, l'età della persona, il sesso, l'attività fisica, il tuo stile di vita. La tua composizione corporea, quindi la tua percentuale di massa grassa, la tua percentuale di massa magra, ma ebbene sì anche la genetica. Se vogliamo fare, diciamo, tre classi che vengono detti somatotipi, abbiamo l'endomorfo, l'ectomorfo e quello che è il mesomorfo. Allora, partiamo con l'ectomorfo. Persone che in genere fanno nessuna fatica a bruciare molte calorie, quindi avvantaggiate quando si parla di perdere peso, per contro che quando devono mettere su peso fanno molta fatica. D'altro canto abbiamo l'endomorfo, è quello poverino che solo a vedere un dolce già ingrassa. Rispetto al primo ha un metabolismo molto più lento, per definirsi dovrà stare a calorie molto più basse, avere un dispendio energetico con l'attività fisica molto più elevato. Comunque sia, non è che è solo sfigato, ha anche dei vantaggi. Per mettersi in una fase di costruzione di muscoli, semplicemente gli basterà un lieve surplus calorico perché è predisposto, diciamo, a mettere su peso. Ed infine abbiamo il mesomorfo, quello perfetto, quello che tutti invidiano. Loro praticamente hanno una genetica da loro parte, quindi hanno un buon metabolismo e hanno una predisposizione ad avere un fisico atletico. I'm sexy and I know it. Sì, ok, però tutte queste chiacchiere, ma com'è che lo calcolo questo TDE? Allora, il nostro organismo non ragiona in termini di fabbisogno giornaliero, ragiona in settimane o in mese. Quindi, se noi, ad esempio, per una settimana o due più o meno mangiamo sempre le stesse calorie e non vediamo una variazione di peso, beh, in quel caso non devi fare nulla, hai già trovato le tue calorie di mantenimento, il tuo fabbisogno per mantenere l'omeostasi. Altrimenti possiamo farlo in una varietà di modi che neanche immaginate. Cominciamo da quello per fare proprio le cose ad hoc. Io mi sono fatto un programmino. Anche lei ad hoc? No, a Rio. È in Brasile, ma no. Praticamente quello che devi fare è semplicemente per 2 settimane tener conto delle calorie che mangi e del peso. Semplicemente quello che farai è mangiare come sempre, solamente che prenderai il tuo telefono e tramite un'app che potrebbe essere MyFitnessPal, o basta cercare contatore di calorie o tracciatore di macro, ce ne sono una marea. Personalmente mi trovo bene con MyFitnessPal, anche se adesso non li uso più perché ormai ho già acquisito un bell'occhio. Punto è prima di mangiare qualcosa, nel caso sia un alimento già pronto, semplicemente con l'app scannerizzi e ti compaiono le calorie. Pure se magari è qualcosa che ti cucini tu, l'unica cosa è prima di cucinarla, magari la pesi e poi la trascrivi nell'applicazione. In concomitanza con questo, ogni mattina pesarti dopo queste 2 settimane. Quindi quello che tu andrai a fare è, per quanto riguarda le calorie, fare la media. E mentre per il peso andrai a fare la media della prima settimana e poi della seconda, e poi le confronti. Se tu vedi che il peso non è variato, il valore che hai ottenuto dalla media di quelle calorie è il tuo fabbisogno calorico giornaliero. Nel caso tu sia ingrassato o hai perso peso, noi sappiamo che mezzo chilo di grasso puro corrispondono a 3500 calorie, perché 1 grammo di grasso sono appunto 9 kcal. Ipoteticamente, appunto, se tu hai messo su mezzo chilo, corrisponderebbero a 3500 calorie. Però noi dobbiamo considerare questo, che in 2 settimane è impossibile mettere mezzo chilo di grasso, quindi tutt'al più quelle variazioni di peso saranno dovute semplicemente a liquidi e una minima parte a grasso. Però per avere una stima è un buon modo. Quindi questo significa che in 1 settimana noi abbiamo mangiato 3500 calorie in più. Tradotto giornalmente, ogni giorno noi abbiamo mangiato 500 calorie di più. Quindi, ad esempio, se noi siamo ingrassati di 0,1, tradotto giornalmente verrebbe fuori che siamo stati sopra di 50 calorie. 4,000? No, ci devo fare. Allora, 3,000, 2,000, 800. Se ipoteticamente noi consumavamo 2100 calorie, la cosa che dovremmo fare è prendere 2100 calorie e sottrargliene 50, il che significa che il nostro fabbisogno calorico giornaliero sarebbero appunto 2050 calorie. Damn!
So che può sembrare comunque sia noioso stare lì col telefono a tracciare, però vi assicuro che questo è il miglior metodo che potete usare e ricordatevi che fa bisogno giornaliero, sono il punto di partenza. Tranquillo, so che non ci vuoi stare lì col telefono a tracciare e vuoi tutto subito. Quindi adesso passiamo alle formule matematiche. Innanzitutto facciamo una premessa prima di parlare di queste formule. Queste qui sono comunque sia basate sulla media della popolazione, quindi si adattano bene se tu fai parte della media, non se tu sei uno dei casi estremi. Bene o male, più o meno ci ritroviamo tutti. Io pure l'ho utilizzata spesso perché anch'io non c'ho voglia. Ho aspettato settimane, anche se era la cosa migliore. Cominciamo con la formula matematica più semplice di tutte, che è semplicemente nel caso degli uomini prendere il proprio peso corporeo, moltiplicarlo per 23 e per un moltiplicatore d'attività. In base a dove vi collocate andate a moltiplicare per questo moltiplicatore d'attività. Per quanto riguarda le donne, la differenza che c'è tra un uomo e una donna è che la donna in termini di grasso essenziale ha una percentuale più elevata. Infatti, quando noi diciamo parliamo della percentuale di grasso ideale che una persona dovrebbe avere per essere definita, una donna il 25% di massa grassa già va bene. Quindi per questo motivo, avendo appunto la donna più grasso essenziale, quindi metterà su meno massa muscolare rispetto all'uomo, bisogna fare questo conto, quindi 0,9 per il proprio peso corporeo, per 23 per il moltiplicatore d'attività. Infine un'altra formula sarebbe quella di Harris Benedict. Questa formula è un po' più complessa, magari o ve la faccio scorrere qui o ve la lascio nella descrizione del video. Quindi queste sono, diciamo, le due vie che potete scegliere. Comunque sia, quello che deve essere chiaro è che in entrambi i casi vanno sempre prese come delle approssimazioni che poi noi dobbiamo andare a verificare sul campo tenendo comunque traccia e vedere se in una settimana siete rimasti con lo stesso peso, ok, se siete aumentati cercate di aggiustarlo, diminuite un po' le calorie. Detto ciò, quello che ora resta da fare, appunto, una volta che avete stabilito che quelle sono le vostre effettive calorie di mantenimento, è ripartire in modo corretto i vari macronutrienti. Questo appunto sarà l'argomento del prossimo video, dove vedremo cosa sono i macronutrienti e come ripartire nel modo corretto. E niente ragazzi, quindi per oggi è tutto. Spero che il video vi sia stato utile. Se avete domande, magari scrivetelo qui nei commenti. Supportate condividendo, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. E noi ci vediamo al prossimo video. Stay tuned!